Le seguenti immagini non intendono offendere o prendere in giro nessuno, spero sia chiaro. Affermo anche di non credere alla religione a cui fa riferimento l'iconografia rappresentata. Il video nasce dal bisogno di filmare, seppur con apparecchiature rudimentali, un evento popolare vissuto sin da bambino e naturalmente condividerlo. Chiunque possa sentirsi offeso per aver visto il proprio volto, lo ripeto, non è di certo scherno. I volti della folla, ove brevemente rappresentati, servono, così come i loro corpi per le figure a cui danno vita, a restituire l'atmosfera evocata da un evento popolare di natura religiosa. Lo stesso vale per qualsiasi contrasto generato dal montaggio audio e video. Buona visione. Piena di grazia, il Signore è con te. Una cosa è certa: morire, morire, morire. Attendere per amore di vita e di giustizia.
Gesù era in agonia. L'amore e l'angoscia si abbatterono su di lui. Il peccato di tutta l'umanità lo opprimeva pesantemente. Ma quanto più grande era il dolore, tanto più intensa era la sua preghiera. Il dolore resta sempre una sfida per noi. Ci sentiamo lasciati soli. Dimentichiamo di pregare e crolliamo. Alcuni si tolgono perfino la vita. Ma se ci rivolgiamo a Dio, diventiamo forti spiritualmente. Sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto della tua sfida, nostri fratelli in difficoltà. Gesù continua a soffrire nei suoi discepoli perseguitati. Il Papa Benedetto XVI dice che anche nei nostri tempi non mancano la Chiesa martire.